cos'è questo? Che cos'è questo? Di chi è questo? Diceva la famosa pubblicità. Vi rispondo io, è di Luca Menoni. Esatto. È direttamente dall'Aristo Macelleria per cucinare oggi, diccelo un po', ridiccelo. Le cofte polpettine di carne di agnello. Buone. Una tradizione medio orientale. Una tradizione medio orientale. Sono andata a pescare questa ricetta per vedere di trovare per stasera un piatto un pochino diverso. Bene, e allora siccome noi facciamo le cose per bene come l'Aristo Macelleria. Sì. Che si prende la carne e poi ci si firma il capranzo. Davvero? Quindi cosa si fa? Si arriva in cucina, si dice il nome della ricetta e si danno gli ingredienti. Bisogna dare subito gli perché ingredienti. Perché così a casa possono divertirsi a rifare la ricetta proposta oggi da lui. E allora, subito con il listone, cara la mia regia, che io vado qui a leggere. Perché la lista, miei cari, è lunga. Te stai calmo, eh? Capito? Piano cottura. Allora, 500 grammi di agnello macinato. Un cucchiaio da tavola di timo, un cucchiaio da tavola di scorza di limone, pepe nero in polvere, 5 foglie di menta, 8 g di sale e pepe, 2 spicchi d'aglio, un peperoncino, 8 g di ras helanut. Che si può ovviare con del curry. Con del curry, bene, quindi la ricetta originale vorrebbe questa spezia dal nome quasi impronunciabile, ma forse frequentando un po' il Medio Oriente qualcosa di giusto lo so dire anch'io. Sale, olio extravergine d'oliva e crème fraîche. E allora? Fare le polpette. Mamma mia, ragazzi, una squisitezza, io ho già fame, quindi a questo punto ti cederei la parola, caro mio Luca Menoni, perché a te la padella. A me la padella, dunque. Vai. Prima cosa bisogna prendere la carne, che qui non abbiamo, ma abbiamo conservato in frigorifero. Bravo. Perché l'abbiamo conservata in frigorifero? Per perché mantenere... noi siamo sempre attenti alla freschezza dei nostri prodotti e alle materie prime, ovviamente, di tutte quelle che sono le ricette che andiamo poi a realizzare. Sta prendendo la carne, eh? Non è una fiction. Tada! Siamo in diretta. Allora, cioè, è bello della diretta. No, guarda qui. Allora. E ora vi fa vedere prima e dopo la cura Menoni. Va. Perché ci sono due versioni, perché adesso farò vedere la preparazione di questo piatto, ma siccome prevede la preparazione un riposo di circa mezz'ora della carne in modo che tutti gli aromi la insaporiscano bene, andremo poi a cucinare quella che ha già riposato mezz'ora. Bene, vai Menoni. Quindi necessario avere della carne magra di agnello macinata finemente almeno 3 volte. Andiamo ad aggiungere gli ingredienti. Per prima cosa andiamo a prendere il peperoncino, perché non sia troppo forte lo dobbiamo aprire a metà. Sì. Togliere i semi che ci sono all'interno in modo che sia di una giusta piccantezza. Ovviamente se qualcuno vuole un pochino più piccante lo può personalizzare e lasciarlo molto più piccante, ok? Bene. Quindi cercando di non tagliarsi le dita, facciamo fine fine il peperoncino, che è la prima cosa che andiamo a mettere, e la mettiamo così. Possiamo proseguire con il sale. Abbiamo detto che lo dobbiamo prendere con un cucchiaio e questa è la quantità giusta, ok? Bene. Benissimo. Poi andiamo a prendere il pepe. C'è un odorino. Si sente, vero? Sa che viene dall'impasto quello già. Però sicuramente, ma anche tutte queste spezie. Spezie, sì. Adesso. La cucina la cucina medio orientale è ricchissima di spezie, vanno proprio a dare quelli che sono i sapori tipici, eh? Sì, esatto. E poi in alcuni casi l'abbinamento di più spezie, come facciamo stasera, dà un risultato finale veramente eccellente. Questo è il timo. È gradevole, questo è il timo. Questo è il cumino. Cumino tanta roba, eh? È il cumino tanta roba, ma ci sta veramente bene, 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 ormai da 10. Infine dobbiamo prendere l'aglio. È sufficiente uno spicchio per la quantità che abbiamo. Anche qui lo andiamo a tritare fine, 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 fine. Io credo di avere messo tutti gli ingredienti e facciamo una mescolanza. Fino a qui credo che tutto sia ben chiaro. Sì.
è importante, come dicevo, che questi ingredienti si amalghino bene durante l'impasto e possano riposare in frigorifero per almeno una mezz'oretta. Molto bene. Adesso, quindi, tutto questo noi l'andremo. Abbiamo sottolineato già più volte, capite che alcuni step fondamentali le ricette di Tada non vengono realizzate tutte nei 20 minuti che abbiamo per concessione e nella seconda parte, ma ovviamente ci prepariamo prima. Questo è solo per esigenze di produzione, perciò annotatevi che questo impasto di carne, così come ha spiegato il nostro Luca, deve essere tenuto a riposo per 30 minuti in frigo o fuori? In frigo. Tenuto in frigo. Rigorosamente, infatti. Bene. Le abbiamo tirate fuori da lì. Questo è il pasticcio di carne, di pasticcio agnello, di carne, diciamo. Esatto, che ha già riposato mezz'ora, che abbiamo già aromatizzato. Consiglio, come ultima cosa da mettere sopra, la scorza di limone. Al momento Eccola che facciamo la scorza di limone. Esatto, sta arrivando la scorza di limone. Andiamo a fare. Perché la scorza di limone adesso, domanda? Perché per il suo aroma e per la sua la parte aspra, sì, potrebbe un pochino incidere troppo sulle spezie che abbiamo messo. Per cui, mettendola solo all'ultimo momento, cosa succede? Va a dare il suo meglio con il calore dell'olio. Quindi in cottura, e va a esaltare e non più a coprire quelli che sono gli odori e i profumi delle spezie messe invece nel pasticcio di carne d'agnello. Posso chiedere il tuo aiuto se mi accendi? Certo, caro mio. A quanto te lo devo mettere? Direi per ora a 2. Ah, allora guarda, l'ho già esagerato. Esatto. Eccolo. È necessario mettere un filo d'olio. Bene. Io ti aiuto quando vuoi. Grazie. Oggi ho anche il grembiule. Ti ho visto, sì. Sei attrezzata. Capello legato per aiutarti. Da cucina. Brava. Da cucina. Brava. Tutti i giorni cucino vestita così e truccata così a casa, non lo sapete? Potresti venire alla ristomacelleria una volta. Ah, bene, non c'è problemi. Però la carne la tagli te, La carne la taglio io, sono io ormai l'esperto del taglio della carne. Che è importantissimo, tra l'altro. Lo faccio solo da 40 anni. Quindi pensa un po'. Io quella cosa del falso filetto, poi... Te la ricordi? Me la ricordo bene. Perché ora la chiedo anche il falso filetto, Sì? Certo. Brava. Grazie a te, naturalmente, perché il nostro Luca ci insegna tutte le volte che lui viene delle regole molto importanti, molto anche carine, molto pratiche, no? Di quando si va in macelleria a scegliere vari pezzi di carne, che sia pollame, che sia manzo, che sia vitella, che sia maiale, no? Sì? Che sia agnello, come nel caso di oggi. E tutti degli accorgimenti che fanno sì che la nostra scelta possa essere una scelta non solo oculata, ma anche improntata alla qualità. Uno dei criteri fondamentali di cui parliamo spesso con Luca è proprio quello della scelta del macellaio di fiducia, no? Esatto, esatto. Perché questo rapporto fiduciario che si instaura tra macellaio e comunque cliente che va a comprare la carne è importante e, diciamo, è anche garanzia alla fine della qualità di quello che si mangia. È proprio questo, è sinonimo di garanzia, perché il macellaio, io sentivo poco fa che il parrucchiere parlava di andare dallo stesso parrucchiere per avere risultati omogenei nel tempo, è uguale vale per la macelleria. Il vostro macellaio vi conosce la vostra famiglia, i vostri gusti, le vostre esigenze, vi potrà sempre consigliare il taglio giusto per il piatto che volete fare. Esattamente. Allora, io avrei realizzato intanto le prime 4 polpette che sono sufficienti per la nostra prova. Bene. Possiamo alzare un pochino la temperatura? 5? Proviamo 5, sì. Anche 6, va? Senti che profumo, sentirai che profumino quando sono. Ma non vedo l'ora. Quindi? Quindi siamo pronti per la cottura. Non hai messo pan grattato? Non ho messo pan grattato, questa è una cosa che faccio notare, per cui anche da un punto di vista della celiachia, per esempio, non ci sono cose che possono dare fastidio. E anche nelle calorie, è vero che la carne di agnello è una carne un pochino più grassa, però se utilizzate la spalla, se vi fate dare la spalla, ve la fate disossare e macinare, spenderete un pochino meno, avrete un taglio più magro e il macellaio sarà anche felice perché disossare la spalla è più facile. E quindi questo è il falso agnello grasso. Il falso agnello grasso. È vero o no? Francesca. Ecco. Brava, brava. Bene. Possiamo andare? Proviamo? Sì, vai. Alziamo ancora un po' la temperatura. Ci te la dire, ma
In fondo per cuocere queste sono davvero necessari pochi minuti, si ragiona di 5-7 minuti, perché una polpettina... Senza o con il coperchio? Io le coprirei tra un pochino. Però non si possono coprire in televisione. Non si possono coprire, no, va bene, allora si lasciano. Si lasciano così. Si lasciano così. Però voi ricordatevi a casa di mettere il coperchio, magari anche trasparente, così vedete cosa succede sotto. Ah, di sicuro, sì. Vero? Un coperchino trasparente è perfetto, perché abbiamo bisogno di controllare cosa succede alla polpetta. Eccoci. Bellissime, vedi come friggono. Vanno rigirate. Sì, vanno girate di continuo in modo da farle dorare bene. Certo, ed avere una cottura uniforme. Esatto. Mi dicevi che questa è una ricetta tipicamente medio orientale, no? Sì. Io ho girato un pochino il mondo, ho cercato di mangiare quello che c'era nel posto, diciamo, certo, nei luoghi. Giustamente, e... di capire alcuni dei loro segreti, esatto, e di portarli qui. Anche perché lo sapete che la cucina medio orientale non prevede l'utilizzo di maiale, ad esempio. E esatto, quindi il maiale, essendo una carne molto saporita, è facile che si serva appunto di un maggiore impiego di spezie. Esatto. Proprio per queste li vediamo, anche se la carne dell'agnello in realtà è saporita, ma ha un gusto un po' particolare, un po' diverso rispetto al manzo. Ora io sono curiosa di assaggiarlo, perché sappi che io non sono una consumatrice di agnello. Sì, infatti la mia stasera è un po' anche una provocazione, io lo so, per te, per vedere fino a che lo punto. Lo sapevo, fino a vedere a che punto mi stupisce il mio Risto macellaio. E quando tornerò, quelle volte che tornerò qua, vedrai che porterò delle cose sempre più... sfiziose e nuove. Sfiziose e nuove, cose, esatto, sfiziose e sempre nuove e sempre diverse si possono gustare proprio a pranzo alla Risto macelleria. Sì. In una location fantastica. Tu sai cos'è il quinto quarto? No. Non c'entra nulla con la matematica, eh? No, ecco, dimmelo un po'. È una roba che ha a che fare con le parti del vitellone. Aha. E quindi quelle che magari sono, diciamo, meno conosciute, ma per esempio, dico, il cuore, il fegato, la trippa, il lampredotto, le guance, la coda. Quinto quarto. Quinto quarto. Allora scusi, mi dà un quinto quarto di vitello, voglio farla dotta. Per esempio, a lei le potrebbero dare, ti potrebbero dare cuore, polmone, fegato, e così tu puoi fare uno stufatino. Un pochino lungo da preparare, però viene un piatto veramente buonissimo, buono. Buonissimo, Sì. Che fai anche alla Risto macelleria. Che faccio anche alla Risto macelleria quando arriveranno i tempi un pochino più freschi. Sì, dai, davvero, perché ancora siamo, esatto, estate, nonostante l'equinozio di autunno che è già arrivato. In questo momento stiamo utilizzando per ora del quinto quarto la guancia. Ah. Il guanciale di bove. Mamma. Viene fuori un piattino molto molto buono. Davvero, Sì. Molto bene. Guardate com'è bello anche il colore. Sì, è vero. Vedi come vengono belline dorate. C'è anche un po' grazie al curry, un po', Grazie al curry faccio notare che non stiamo utilizzando, abbassiamo un po' la temperatura. Non stiamo utilizzando vino, solamente appunto un pochino di olio. Queste spezie le ho conosciute in un viaggio che ho fatto in Turchia. Ah, quindi in Turkish way. Esatto, sì. Come fanno anche una cosa buonissima di cui io sono golosissima, che non so se tu cucini. Sentiamo, sentiamo. Che è lo shawarma. Non sai che cos'è lo shawarma? No, insegnami. Allora, lo shawarma, ti porto la ricetta tradizionale turca che mi hanno girato in uno di questi baracchini quando io vado a trovare mio marito in Qatar, a Doha. Allora, è un piatto molto povero, costa pochissimo lì, è una sorta di kebab, ma guarda, veramente ottimale. Loro ci mettono questa carne, che lo puoi scegliere se farla ad agnello oppure di pollo, oppure misto. Sì. Ok. Poi, è tipo come la carne del kebab. Ok. Bene. La mettono, la avvolgono in una piadina, shawarma si chiama, la avvolgono in una piadina, che può essere quelle senza lievito, perché loro, lo sai, il lievito non usano, usano lo strutto, quindi senza strutto. Sì. Ci mettono dell'insalata, ci mettono degli aromi particolari, la menta, sì, delle spezie, che ora non mi ricordo il nome, ma insomma ci sono nella ricetta che poi ti passerò, e soprattutto c'è una salsa molto particolare, si chiama salsa tahini. Ok. Tutto messo insieme, con anche delle patatine fritte se uno vuole, tipo kebab, o anche senza, mi piace anche senza, con questa menta che viene fuori. Buonissimo. No, questa buonissimo, la devi proporre alla Risto macelleria. Perché se mi cominci a fare lo shawarma, io una volta alla settimana vengo alla Risto macelleria. Cosa vuoi, Franci? Shawarma. Benissimo, benissimo, perfetto. No, scusa, veramente buona, cioè svolti, te lo dico io, perché nessuno lo fa a Firenze. Questo non lo conosce nessuno, immagino. Shawarma. Bene, bene, bene.
A proposito, hai rammentato la menta, per gli spettatori è giusto dire che mi sono dimenticato di farvi vedere che si metteva la menta tritata, ecco. Ma nella polpetta che assaggerai c'è. Garantito. Noi l'abbiamo messa, però si mette al momento di impastare prima del riposo di mezz'ora. Esatto, si prendono qui 4-5 foglioline, si tritano fine fine e si mescolano. Tanto l'odore è buonissimo. Infatti lo sentirai senz'altro. Il piatto l'abbiamo preso per impiattare. Il piatto, esatto, ce l'abbiamo. Bene. Quando vuoi siamo pronti per impiattare. Per se mi puoi passare le zucchine. Certo, che tu hai tagliato finemente. Finemente, perché vedrai che per l'impiattamento sono... utili proprio per la realizzazione dell'involtino finito, dell'involtino, della polpettina. Io credo che si possa fare subito la prova. Possiamo anche spengere. Vai, ci penso io. Spostiamo qui così non si cuociono ulteriormente. Facciamo così. E guardate come il Menoni mi va a comporre questo involtino buonissimo, utilizzando appunto la stela delle zucchine. Guardate un po', finemente tagliate, che bello, tagliate con un certo garbo. Sì, Risto macellaio proprio. Risto macellaio, Risto macellaio copyright, quindi al mercato di Sant'Ambrogio, no? Mercato di Sant'Ambrogio, bravo. Storico mercato. Storico. Uno va lì a fare la spesa, a comprare la ciccia buona. Ciccia buona, frutta, aspetta un attimo, questa l'ho comprata per stasera. Che piatti ci sono a pranzo, naturalmente. Lui dice, ma c'è questo, questo, quest'altro. Chissà quanta gente viene lì dagli uffici, eh? Sì, esatto, è diventato anche un posticino gradito Spazio anche per quello lì. Bene, bene. Benissimo, a questo punto abbiamo qui a disposizione... consigliato da provare è un trito di cocco. Ah, anche questo ovviamente in piena linea. Alla fine, dopo averlo tuffato appena appena il cocco, poi si può tuffare nella crème fraîche. Quindi, io dove vado? Io ti consiglio di... preparo? Prepara il boccone. Il momento topico di ogni puntata di Tadà, l'assaggio. L'assaggio, infatti. Io non vedevo l'ora di arrivare a questo momento. Do soddisfazione per... però. Ora voglio vedere se mi convinci sull'agnello. Facciamo così. Sono sicuro che ti piacerà perché... Io la mangio con le mani, che faccio? No, la taglio. Sarà meglio tagliarla, vero? Via, su. Non facciamo la boscimanetta. Bene. Bellino. Vai, fare anche il boccone, ragazzi, cioè favoloso. Come potete vedere sono soffici e compatte, però e compatte, molto più compatte delle polpette normali. Sì, e pensare che non abbiamo messo né formaggio, non abbiamo messo uovo, non ci sono addensanti particolari, ecco. Ok, a te il piacere. Quindi mi prendo questo e 1, 2, 3 che il rotolino di cofte venga naturalmente a chi? E a chi se no? A me. Siamo? L'ho conquistato anche con l'agnello? Non mi piaceva l'agnello, è arrivato lui. Buonissimo, eh? Grazie Francesca. No, pensate, no, ora, ripercorrendo la ricetta, veramente non c'è uovo, non c'è pan grattato, non c'è burro, non c'è farina. Molto semplice. Cioè sono semplici, anche se la carne di agnello è un po' più grassa, capite che non essendoci chissà che cosa, sono leggeri. Infatti il segreto, l'ho detto prima, brava, brava. Guarda, il segreto l'ho detto guarda. Prima, brava, oh guarda. Che soddisfazione. Guarda che soddisfazione che ti do, eh? Dicevi? L'ho detto prima, qui il segreto è proprio alla base di partenza, scusate ma se spendo parole per la carne, ma è proprio la ciccia, la base di partenza, la qualità lavorata bene, magra, macinata finemente, facendo attenzione a callettini, nervette e quant'altro. Per cui... Ed è quella che fa la differenza. È quella che fa la differenza e queste cose le potete trovare solo dal vostro macellaio di fiducia e ce l'avete vicino a casa, sicuramente. E sceglietelo bene. E sceglietelo bene. Instaurate un... Dove si può anche visionare la provenienza delle carni. La provenienza, la tracciabilità. Tutto. Tanto il macellaio tradizionale, l'artigiano, è a diretto contatto con chi produce carne, con chi la commercializza, con chi la lavora. Noi abbiamo il rapporto diretto.
A me mi devi spiegare come hai fatto a farmi piacere l'agnello stasera. Io non lo so. Ci ho studiato una settimana. Apposta. Apposta. Per provocarti. Quando per provocarti. Detto, guarda, c'è l'agnello. Lo sapevo che era una ricetta spinta. E invece, vedi, andare oltre, andare al di là. Complimenti, sono veramente buone. Le possono mangiare, sono un po' piccantine, ma magari con un pochino meno di curry le possono mangiare anche i bambini. Senz'altro. Non sono male. Senz'altro, così i bambini si abituano a dei sapori anche un po' diversi dal solito. Iniziano con l'omogenizzato di agnello, ti spiego, poi l'abbandonano. Sì. Insomma, tra l'omogenizzato di agnello e la polpetta di kofte c'è una leggera differenza. Tra l'altro può essere un modo molto divertente per fargli mangiare non solo la carne di agnello, ma per fargli mangiare anche la verdura, perché se si arrotola naturalmente la zucchina è presto fatto, diventa pressoché completa. Poi il bambino magari può mangiare anche il carboidrato, ma questa è un'altra storia. Bene, e io consiglio ai genitori di giocare con i bambini in cucina a preparare piatti del genere. Veramente. I bambini si divertono. Le mamme mangiano pure l'agnello, come nel mio caso, e viva, viva, viva. Complimenti. E ti pensa allo shawarma, eh? Sì, di sicuro. Aspetto la ricetta, perché no, hai detto molti ingredienti. Qui ti ho detto un mischione di ingredienti, poi non sarà un problema per te, per la carne. E poi addirittura ti puoi divertire, come ti dicevo, a fare due o tre versioni, quindi pollo e agnello insieme. Io ti dico la verità, qual è la Medio più Orienta buona? E io il pollo prediligo, però va bene lo stesso. Grazie a Luca Menoni dell'Aristo Macelleria. Grazie a Abbiamo voi, spettatori. Abbiamo concluso praticamente anche questa puntata di Tadà. Non ci rimane che dare la linea all'informazione, che è soltanto quella del TG38, il telegiornale della Toscana. E con Tadà naturalmente ci rivediamo. Quando? Ci rivediamo la prossima volta che io sarò qui. Però con me? Con Francesca. Tutti i giorni. Tutti quindi i giorni, anche domani. Esatto. Ciao, a domani. Max. Domani sera.